Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi mi vedete in modalità un po' casalinga perché sono tornata con la seconda parte del video decluttering. Ho visto che la prima è stata molto apprezzata, vi è piaciuta, mi fa un sacco piacere e ho visto anche che eravate curiosi di vedere la seconda parte, quindi eccomi qua. Ho comprato altre cruce perché mi sono finite, non mi bastano mai e oggi andremo a vedere insieme la seconda parte dell'armadio, quindi queste due ante qua sopra e l'ultima là sotto in fondo, dove ci sono le cose qua. Più inverno, no, stavo dicendo una grandissima cavolata perché non ho diviso estivo e invernale, quindi qua sopra abbiamo sia i maglioni invernali che i vestitini estivi e anche di là c'è un mix di estate e inverno. Quindi adesso, oltre a fare una bella pulizia perché ce n'è proprio bisogno, andremo anche a cercare di dare un senso a questo armadio. Adesso, come l'altra volta, tirerò fuori tutto, butto sul letto, così poi andiamo a vedere i capi uno per uno. Intanto vi faccio vedere il caos che regna al momento. Come vedete, qua davanti sono tutti i maglioni invernali e subito dietro una serie di vestiti estivi. E anche da questa parte non siamo messi meglio perché qua ci sono buttati lì pantaloni e jeans vari, che sono assolutamente da sistemare. E questa credo che sia la parte più problematica e incasinata. Ci sono vestiti su vestiti, ma adesso andiamo a vederli tutti. Allora, io direi di iniziare innanzitutto da quest'anta, perché ho tirato fuori tutto e non so se il video rende, ma è una quantità infinita di roba. Non so come ho fatto entrare tutta questi vestiti in quest'anta piccola. Quindi niente, direi di iniziare. E iniziamo alla grande con glitter a non finire. Guardate che bello questo abito. In realtà questo è uno dei miei preferiti perché è di questo bellissimo rose gold tutto glitter paillette. Ovviamente l'ho indossato in qualche occasione particolare, qualche festa, qualche capodanno. L'avrei già sfruttato abbastanza perché poi una volta messo un paio di volte, essendo così appariscente, non è che lo puoi mettere all'infinito. Però ci sono un po' affezionata, quindi penso che lo terrò. Anche questo è un abito che ho indossato per qualche occasione un po' più particolare. Guardate che bello di questo turchese, bello acceso. D'estate con l'abbronzatura sta benissimo. È fatto così stile impero con una manica soltanto. Questo l'ho preso tipo anni fa ormai, ma credo dai cinesi. Però è riuscito benissimo perché addosso sta davvero elegante, bellissimo. E questo qua lo tengo. Qui abbiamo questa tutina che a vederlo così sembra un po' un pigiamino, però addosso è molto carina, l'ho sfruttata un sacco d'estate perché è fresca, leggera, molto corta. L'ho presa un paio d'anni fa su Amazon del marchio Find e questa qua la tengo. Poi c'è questo camicione fiorato con fondo bianco e questi bellissimi fiori rossi. Anche questo mi piace un sacco, l'ho sfruttato tantissimo d'estate perché è bello fresco e leggero. Però non so, sarà che già l'ho indossato troppe volte per i miei gusti e poi dopo un po' mi stanco delle cose. Quindi pensavo magari, non lo so, forse di metterlo su Micolette, perché mi ricordo che tutto quello che è scarto, che decido di non tenere, ma che è ancora in buone condizioni o che ho messo poco, che comunque è ancora sfruttabile, lo metterò in vendita sulla mia vetrina di Micolette. Vi lascio qua sotto nell'info box il link dove potete trovare tutti i capi che appunto vi mostro a prezzi piccolissimi. Un'altra tutina che mi piace un sacco è questa qua nera a pois bianchi. Io adoro la fantasia a pois. Questa è di Tally Vile, è abbastanza corta a pantaloncino con questo fiocco qua sul seno. Devo vedere se mi entra ancora, però se mi entra la terrò. E qua abbiamo una serie di tutine che ho preso da H&M, sono tutte dello stesso modello, fatto così con le bretelline, il pantaloncino, e siccome mi piace così tanto addosso, la sua vestibilità è leggera e fresca, la indossi e non ci pensi, ho voluto prenderla praticamente di tutte, quasi tutte le fantasie disponibili. Ogni anno ne aggiungo una, per esempio ho questa che è la mia preferita, bianca con i fiori rossi. Anche questa mi piace un sacco, così a righine blu. Poi, questa fondo nero con i fiori tutti così colorati e questa che ho preso l'anno scorso. In realtà sono tutte tra le mie preferite, così con queste palme verdi. Queste mi piacciono un sacco, devo sistemarle un po' meglio, direi, però le tengo tutte. Guardate che bello questo vestito, in video probabilmente non rende, però è di un bellissimo viola, fatto così a fascia con la parte più corta davanti e poi la colonna più lunga dietro. Questo è bellissimo perché svolazza un sacco, proprio come invece a me. L'ho comprato l'anno scorso da Diverso e questo qua lo tengo. E per la serie abiti adatti ad ogni occasione, guardate che bello questo vestito lungo, ma proprio lungo fino ai piedi, con questa bella gonna con uno super spacco sulla gamba di questo bellissimo rosa cipria. È così davanti e dietro risulta incrociato con questi fili. Mi dispiace che visto così non rende per niente, magari vi metto qualche foto
di quando ce l'ho indossato, è bellissimo, super elegante. Però questo qua pensavo di metterlo in vendita perché io l'ho già indossato, essendo appunto molto particolare, magari non capita che lo indosso di nuovo. Quindi, dato che comunque è molto bello, anche per qualche occasione, l'ho preso su Shein, ma anche la qualità è molto buona, quindi questo qua pensavo di metterlo in vendita su Nicolette. Un altro abito molto elegante e bello è questo qua, sempre di Shein, anche questo con la gonna lunga. Questo è più coprente perché è tipo in tulle la gonna, la parte di sopra è abbastanza scollata eppure molto particolare. Vi lascio una foto del vestito indossato così si capisce meglio, perché così non rende affatto, ed è di questo bellissimo verde bosco. Anche questo però pensavo di metterlo in vendita perché io prendo questi vestiti principalmente per fare qualche foto un po' più carina, ma poi in realtà non ho mai occasioni per indossarli, quindi non so, mi dispiace, essendo molto bello, quindi lo metto in vendita. E guardate quanti abiti da cerimonia ho senza poi avere nessuna occasione o cerimonia per poterli indossare. Questo qua è bellissimo, di questo blu notte. Anche questo ho preso su un sito, credo cinese, quindi è costato pochissimo, ma vi assicuro che addosso sono bellissimi, non si vede per niente che sono appunto cinesi, sono ben fatti, anche questa è una gonna molto pesante, così in tulle, anche questo è molto bello. Questo sono un po' indecisa, essendo blu più scuro, un po' più anonimo, è più sfruttabile, quindi magari questo lo tengo. Questo è un abito lungo giallo, abbastanza semplice. Io amo i vestiti lunghi di tutte le forme, tipologie e fantasie. Questo così giallo l'ho preso un paio d'anni fa da Pinky, sempre quando lavoravo da Pinky ho fatto scorta in primavera con i blazer ed estate con tutti questi vestiti lunghi. Questo è pure molto carino, sono indecisa in realtà questo se tenerlo o metterlo in vendita. L'anno scorso non l'ho indossato nemmeno una volta, per esempio, quindi Un altro vestito che ho preso sempre da Pinky, per esempio, è questo qua, anche questa unica tinta semplice con queste maniche svolazzanti. In realtà sono abiti abbastanza sfruttabili, magari l'estate quando fa caldo si mettono, si indossano semplici senza dover stare attenta agli abbinamenti, però anche questo non lo so. Sono indecisa perché quest'anno vorrei comprare cose nuove, quindi magari faccio spazio perché, come vedete, è finito. Questo è un vestito molto bello che ho indossato pochissime volte, molto provocante perché ha due super spacchi sulle gambe, praticamente si apre alla farfallina di Belen, e anche davanti è molto scollato. Mi piace un sacco, però appunto essendo così appariscente e avendo io un seno abbastanza prosperoso risulta un po' too much addosso a me, quindi seppur a malincuore questo mi sa che lo metterò in vendita. Questo è uno dei miei preferiti, io adoro le maglie o comunque i vestiti tutti arricciati così sopra che risultano quindi belli aderenti, e ha poi la gonna un po' più corta davanti e più lunga dietro, sotto un sottogonna, quindi non risulta per nulla trasparente. Questo l'ho preso da Tally Vail qualche anno fa e lo tengo. Sullo stesso genere di quello di prima c'è questo qua, però in versione bordeaux, anche questo è arricciato sopra con le manichette corte, e anche questo ha la parte davanti della gonna più corta che si apre e poi si allunga dietro, e anche questo lo tengo. Questo l'ho preso l'anno scorso da Diverso, solo che l'ho comprato senza provarlo, poi sono arrivata a casa e mi sono accorta che non mi sta benissimo, mi sta un po' grandino, e non so perché non sono più andata a provarlo, quindi alla fine dei conti non l'ho mai indossato, anche se mi piace un sacco la fantasia. Anche questo si apre con un bello spacco davanti, è molto bello con questo fondo nero e questi fiori molto delicati, però appunto a me va grande, quindi finirà direttamente su Nicolette. Questo è uno dei miei top in assoluto, lo adoro, è un vestito lungo di Shein che praticamente è tutto ricamato nella parte di sopra e poi c'è la gonna, fino a un certo punto è coprente e poi tutta trasparente con lo spacco. Questo addosso è davvero bellissimo e quindi non penso che me ne separerò mai. Un altro dei miei preferiti è questo, di Zaful stavolta. Devo dire che i siti cinesi d'estate regalano grandi gioie. Questo è bellissimo perché è così, tutto fondo nero con questi fiori rossi, io adoro il rosso, e davanti ha uno spacco molto pronunciato che si apre tutto, molto sexy, e anche dietro, ancora più sexy, c'è tutta la schiena che si incrocia con questi fili. Questo proprio lo adoro, mi piace tantissimo, quindi lo tengo. Passiamo a qualcosa di un po' più leggero e sbarazzino, per esempio c'è questo vestitino di sempre Zaful, credo. Questo fa un po' effetto Peppa Pig perché è molto rosa, però
Lo utilizzo spesso d'estate perché appunto è bello fresco, così quando non so cosa mettere indosso questo, sneakers e via, quindi lo terrò anche quest'anno. Poi qua abbiamo altre due tute uguali ma di colore diverso, così a pantaloncino che risulta quasi un vestitino, belle fresche, leggere, svolazzanti, e tra l'altro risultano molto eleganti anche da mettere le sere d'estate. Io l'ho presa di questo bordo bellissimo e di questo verde militare, le ho prese da diverso ma in tutine così le trovate praticamente dappertutto d'estate. Secondo me sono molto sfruttabili e carine, quindi le tengo. Sempre per quanto riguarda le tutine, ho anche quest'altra, l'ho già detto che amo il rosso. Guardate che bella, anche questa presa da diverso. Davanti è semplice così col pantaloncino e lo scollo a V, e dietro ha questo fiocco sulla schiena. Anche questo sta benissimo con l'abbronzatura d'estate. L'ho comprata l'anno scorso, quindi per quest'anno la terrò. Vestitino abbastanza semplice, nero a pois bianchi a portafoglio. Questo l'ho preso da Pinky l'anno scorso, credo. Questo qua lo tengo anche perché penso che mi servirà per andare a lavorare. Ho trovato un'altra tutina, vestitino che mi piace un sacco. Guardate questo che carino, risulta molto elegante secondo me. Poi io l'ho scelto di questo rosa cipria che con l'abbronzatura sta benissimo. Sembra un vestitino ma in realtà sotto ha il pantaloncino. Questo l'ho preso da diverso l'anno scorso e lo tengo. Altri acquisti in serie fatti sempre da H&M sono questi vestitini, sicuramente li riconoscerete perché H&M li mette tutte le estati, e io ho preso in tre varianti, questo qua è bianco con i fiori rosa, uno nero semplice, semplicissimo, unica tinta, e quest'altro che secondo me è più carino, è bianco con questi limoni gialli, questo qua quando lo indosso mi chiedete sempre dove l'ho preso, ed è di H&M. Questi, non lo so, credo che mi staranno un pochettino grandi perché sono dimagrita un po' e questi li ho presi quando in realtà ero ingrassata, quindi non lo so, se mi entrano e mi stanno bene li terrò, se mi stanno troppo grandi finiranno su Nicoletto. Abitino di jeans che mi piace un sacco da indossare anche in primavera, se le giornate si degneranno di migliorare perché oggi per esempio è diluvio, da indossare magari con le sneakers in maniera molto più comoda. Questo l'ho preso su Amazon un paio d'anni fa di New Look, lo tengo perché gli abiti in jeans sono dei must have che non possono mancare nell'armadio. Nascosto sotto il vestitino in jeans mi sono accorta che c'era questo, che è uno dei miei preferiti per l'estate, così fatto a fiorellini con le manichette che stanno così morbide sulle spalle. Questo l'ho preso da Primark e lo indosso spessissimo, quindi lo tengo. Qua abbiamo un abito lungo nero, è abbastanza semplice però non si vede in video, ma è tutto glitterato con micro glitter, è un po' semitrasparente, ha uno spacco sulla gamba da questo lato. L'ho preso un paio d'anni fa quando ancora uscivo la sera e avevo modo di indossarlo, anche se in realtà questo qua forse non l'ho messo mai perché è un po' troppo attillato per i miei gusti, quindi non lo so, questo mi sa che lo troverete su Nicoletto. È molto bello però io non mi sento molto a mio agio a indossarlo, quindi non lo tengo. Qua c'è questa gonna lunga che in realtà fa parte di un set due pezzi, ho anche il top sopra con la stessa fantasia, e questo qua mi piace un sacco da indossare abbinato, quindi lo tengo. Altra gonna fiorata, questa però con i toni un po' più fluo, che tra l'altro ho visto quest'anno vanno di nuovo un sacco. Questa ce l'ho da anni, l'ho indossata pochissime volte, quindi mi sa che quest'anno salto direttamente e la metto su Nicoletto. Altro abito lungo e fiorato come piacciono a me, anche questo bellissimo, così davanti è fatto così e dietro rimane con la schiena tutta scoperta, sempre lo spacco davanti. I miei abiti sono tutti un po' simili, cambiano le fantasie. Questo sono indecisa se tenerlo per un altro annetto oppure cederlo, però mi sa che lo cederò. Guardate che sprint di colore con questo abito giallo con i fiori fucsia, questo è di Find, preso su Amazon. Qualsiasi cosa io ne voglia fare dovrò tenerlo perché l'ho brutalmente tagliato in maniera molto selvaggia perché aveva delle maniche a palloncino che non mi piacevano, quindi io le ho tagliate via, però lo terrò, magari si sfrutta bene l'estate al mare con sopra un costume così molto fresco. Andiamo su uno stile un po' diverso con questo vestitino di Jennifer, faceva parte della collezione credo Coachella o qualcosa del genere. In realtà è molto carino, così da indossare le sere d'estate molto velocemente, e questo qua lo tengo. Questo l'ho indossato e rindossato un sacco di volte, però non riesco a separarmene perché mi piace un sacco, non so se è per la gamma di colori così accesa e colorata per l'estate o per la vestibilità perché sta bello stretto addosso con un bello spacco sulla gamba. È di Tally Wild di un sacco di anni fa,
lo tengo. Vestitino righe stile carcerata, questo qua è di Zaful. Niente di che in realtà, però addosso sta carino. Poi per l'estate, vabbè, io adoro i vestitini, indosserei sempre solo quelli, quindi più ne ho meglio, quindi lo tengo. Vestitino fucsia semplicissimo che ho comprato l'anno scorso da Zuiki. Mi sta venendo in questo istante, ero convintissima di tenerlo, ma in questo istante mi sta venendo il dubbio che forse il fucsia non rientra nella mia palette colori, dovrei fare una consulenza di armocromia. Non lo so se tenerlo o no, sinceramente, perché dite? L'ultimo vestitino che troviamo in quest'anta, quindi momentaneamente, è questo in jeans monospalla che ho comprato l'anno scorso da Bershka. Questo è carinissimo, sempre, non lo so, i vestiti in jeans mi piacciono da indossare con le sneakers e quindi questo lo tengo. Ora, le cose estive per il momento sono finite, tocca a tutti i maglioni, che faremo molto velocemente perché... i vestitini sono più belli, i maglioni sono un po' più noiosi e poi non ne possiamo più nell'inverno, giusto? Allora, c'è questo Dolce Vita cropped in ciniglia rosso, che mi piaceva un sacco, però non so se si vede, ma si è rovinato tutto, sono usciti tutti i filini, quindi ahimè non riesco più a indossarlo perché è un po' bruttino da vedere. L'avevo tenuto da indossare a casa, però facciamo spazio, va? Poi c'è questo carinissimo verde, l'avete già visto sicuramente, con le maniche così a palloncino che ho preso qualche anno fa su Amazon di Find, questo lo tengo. Maglioncino così sempre un po' corto di questo giallo ocra che ho preso da Tallyvale, questo lo tengo. Ancora ciniglia, questo bordeaux semplice di Jennifer, lo tengo. Qua andiamo proprio sul pesantissimo, questo maglione pelosone che ho preso su Amazon, sempre di Find. Questo è caldissimo, è tipo il maglione delle emergenze per quando fa troppo freddo, e quindi questo lo tengo. Questo è molto bello, morbidosissimo, e anche questo tiene caldissimo. Devo soltanto sistemarlo un po' perché ha fatto un po' di pallini, quindi dovrei comprare il macchinario, quello che li toglie tutti. È di Find, preso sempre su Amazon, e lo tengo. Maglione semplice bianco con le maniche a pipistrello e Dolce Vita, questo è di Naked e lo tengo. Poi c'è questo sempre bianco col Dolce Vita e le trecce, questo quando l'ho comprato mi piaceva un sacco anche perché è morbidosissimo, è un po' corto e veste molto over, l'ho preso da Jennifer, però mi sono resa conto che a me le cose over non stanno bene, quindi adesso mi rifiuto categoricamente di comprarle. E questo qua penso che finirà su Micolette. Ecco, magari uno dei pochi maglioni over che tengo è questo, rosso, con lo scollo a V che di solito porto caduto sulla spalla, magari con una bella manica in pizzo sotto che si vede. Questo qua è di H&M e lo tengo. Maglione a righe, questo preso in qualche sito cinese che non ricordo, è abbastanza morbido e tiene caldo. Questo non lo so sinceramente, lo tengo per quando appunto fa freddo, però boh. Magari no, magari lo metto su Micolette. Questo fucsia fluo lo teniamo, è un maglione a vestitino che di solito indosso con la cintura in vita, bello acceso e particolare, ma ci piace, quindi lo teniamo. Un altro vestitino a maglione che mi è piaciuto un sacco è questo qua lilla che ho preso proprio quest'anno da Zuiki, carinissimo, e questo lo teniamo. Poi ne ho un altro che è questo qua color panna, questo ha il collo bello morbido che può essere indossato o così lungo oppure sulla spalla. Questo qua l'ho preso qualche anno fa da Terranova e lo teniamo. Come maglioni poi ho questo qua che ho preso in un negozietto qua di Roma, è morbidissimo, anche il colore mi piace un sacco, è corto, un po' larghino col collo morbido, e questo qua lo tengo. Poi c'è questo pelosino beige che ho comprato ma non ho mai indossato, non so nemmeno io perché forse il colore mi sbatte un po', però in realtà è bello morbido, quindi penso che lo metterò in vendita su un Micolette. Poi c'è questo a righe traforato, quindi questo lo utilizzo di più magari in primavera o in autunno, è di Find e lo tengo. Poi c'è quest'altro che è una new entry abbastanza recente di Shein, un maglione color panna con tutte le trecce, abbastanza morbido con lo scollo così un po' a barca, quindi questo è nuovo e lo tengo. E infine questo che quando lo indosso piace sempre, anche se è abbastanza semplice, l'unica particolarità che ha sono queste maniche un po' pelose e colorate. Questo l'ho preso anni fa da Primark, sicuramente voi l'avete già visto in qualche altro video, e lo tengo. Ok, letto vuoto, quindi vuol dire che la prima anta l'abbiamo finita. È stata una faticaccia, ma ancora manca tutta quella, quindi adesso passo a tirar fuori tutta la roba da quell'ultima anta e procediamo. Ok, ecco fatto, si è ricreata la montagna.
Io direi di iniziare da tutti i jeans e pantaloni che tengo nella parte più sopra in alto, così poi ripassiamo di nuovo a tutti i vestiti che sono la parte più bella. Allora, qua abbiamo questo pantalone bianco di Zara con gli strappi al ginocchio. Io adoro il pantalone bianco in primavera e estate. In realtà quest'anno volevo comprarne uno nuovo. Ne ho provati un paio da Pull & Bear, ma non mi stavano bene. Se mi consigliate qualche negozio in cui posso trovarne uno così a vita alta, bello stretch, magari lo vado a provare, però nel frattempo questo lo tengo. Poi abbiamo questo, che non è proprio adatto alla stagione, però in inverno e autunno va un sacco. L'ho cercato dappertutto, però adesso in realtà non lo voglio più, quindi mi sa che questo lo metto in vendita su Micolette. Poi jeans classico, a vita alta, lavaggio chiaro e skinny. Questo è di Pull & Bear. Devo dire che io mi trovo benissimo nei jeans di Pull & Bear, li compro quasi sempre là perché sono quelli che mi stanno meglio addosso. Questo è molto elastizzato, quindi lo tengo. Poi qua abbiamo un jeans mom, credo che sia. Questo è abbastanza vecchiotto, ce l'ho da qualche anno, però non lo indosso più, anche perché è molto strappato, fa molto teenager, cosa che non sono più. Quindi questo qua lo metto su un Micolette. Poi qua c'è un pantalone che ho preso da pochissimo su Shein. È un pantalone di quelli eleganti, classici, a vita molto alta. Questo è davvero molto alta, arriva quasi sotto il seno, col fiocco in vita. Però è comodissimo da portare addosso, quindi lo tengo. Leggings, semplice, nero, con la riga bianca laterale, che ho preso da Zara. Questo qua lo tengo. Poi qua abbiamo due jeans, li ho messi insieme perché è lo stesso modello, però in due colorazioni diverse. Questo è lavaggio classico, mentre questo è un grigio nero. E sono di quelli a super zampa, hanno la gamba molto larga. L'ho presi da Pull & Bear. Io adoro i jeans a zampa perché credo che slanciano tantissimo la figura. Li devo indossare sempre con un tacco bello alto, però mi fanno sembrare altissima, quindi questi li adoro e li tengo. Altro jeans che non ricordavo di avere, non so se è capita solo a me, ma tutto quello che finisce dietro, che quindi non riesco a vedere giornalmente, dopo un po' dimentico di averlo, e penso che questo sia proprio sintomatico del fatto che ho troppa roba. Comunque questo è un jeans di un lavaggio medio, quasi blu elettrico. È un po' più sportivo, a vita alta. Io adoro i jeans a vita alta, li porto quasi sempre tutti a vita alta. Questo qua è di Jennifer, veste molto bene, però mi sa che con questo passo lo cedo. Pantalone verde militare, questo è uno dei pochi che ho, che non è a vita alta, è di Zara, però lo indosso magari con i maglioni un po' più lunghi, è un colore diverso dal classico jeans, quindi lo tengo. Ho trovato anche un paio di shorts che sono i miei preferiti dell'estate, questi li avevo presi da Diverso e li tengo, non vedo l'ora di poterli indossare di nuovo. Jeans skinny, semplicissimi, a vita alta, lavaggio chiarissimo, questi li ho presi da Pinky. Devo dire che anche da Pinky i jeans, soprattutto questa linea skinny a vita alta, vestono molto bene, per gli stretch sono super elastizzati. E quindi questi qua li tengo. Poi un pantalone che adesso che arriva la bella stagione indosso spessissimo, è un pantalone di quelli un po' sopra la caviglia, un bel po' sopra la caviglia, con la zampa più larga, flare si definiscono, però è a pantalone, non a jeans, e mi piace un sacco da indossare magari col tacco, con un bel sandalo, quindi questo qua lo tengo. Poi qua abbiamo una super new entry, come vedete c'è ancora l'etichetta, l'ho comprato tipo ieri, è un jeans mom che ho preso da Pull & Bear. Visto che li ho tutti skinny, tutti super aderenti, volevo qualcosa per cambiare ogni tanto e ho preso questo qua, il classico mom, lavaggio pure classico. Questo è uno dei miei jeans preferiti, preso sempre da Pull & Bear, è il modello capri, quindi sta bello corto sulla caviglia, perché io di solito devo sempre fare 2-3 risvoltini perché mi vanno tutti lunghi, mentre questo è un taglio perfetto, bello skinny, aderente alla gamba. È a vita alta, anche il lavaggio mi piace un sacco, quindi questo lo tengo. Qua ho un altro jeans semplicissimo a vita alta di Pinky nero, questo lo tengo ovviamente. Jeans a vita alta però sul grigio, questo è Jennifer e anche questo devo dire veste molto bene, quindi lo tengo. Ok, fuori ha iniziato pure a piovere, benissimo. Comunque, a proposito di tempaccio, qua abbiamo il classico leggings felpato e in ecopelle di Calzedonia. Lo ricompro tutti gli anni perché è l'unica cosa che mi fa stare pelle calda d'inverno. Però devo dire che si rovina subito, cioè dura una stagione. Per esempio questo qua c'è già strappicchiato da qualche parte, quindi dovrò buttarlo e ricomprarlo il prossimo anno. Qui adesso abbiamo un paio di new entry che non andrebbero in quel reparto. Per esempio questo pantaloncino in tipo lino che ho preso su Shein da pochissimo tempo. Questo è carinissimo con la cintura così. Non vedo l'ora di poterlo indossare d'estate, magari con una bella camicia bianca, un sandalo. Questo lo tengo. E poi c'è anche questa gonnellina a ruota lilla.
Questo qua l'ho preso da poco, però in realtà non so se tenerla perché mi va un pochettino grande, cioè un po' troppo lunga per me che sono bastina, quindi non lo so, la devo riprovare e decidere se tenerla oppure, visto che è totalmente nuova, metterla in vendita su Nicolette. Qui abbiamo questa tuta col pantalone lungo e largo di Tally Vile, nera con questi fiori rosa, molto carina da indossare magari qualche sera d'estate, quindi la tengo. Altra tuta di Tally Vile ma su un genere completamente diverso è questa qua in velluto di questo bellissimo viola prugna, ha uno scollo molto pronunciato davanti, questa me l'hanno regalata, è bellissima col pantalone largo. Però vi giuro non ho ancora avuto modo di metterla perché me l'hanno regalata l'anno scorso, poi pandemia, boom, non si è uscito più, non siamo più usciti la sera d'inverno e quindi è ancora lì nell'armadio a chiedermi quando mi indossi, spero presto, quindi comunque lo tengo. Continuiamo con le tute, guardate questa che bella, anche questa di Tally Vile. Tally Vile con vestiti e tute non sbaglia mai. Questo qua è il pantalone classico, diciamo che è corto e non troppo largo, e ha soprattutto questo bellissimo scollo a cuore, che tra l'altro è adesivo quindi sta bello su, questo mi piace un sacco, poi con l'estate con la bronzatura sta benissimo, quindi lo tengo. E poi come tuta un po' più elegante ho questa qua rosa cipria, con il pantalone palazzo bello morbido. Dietro ha uno scollo un po' intrecciato particolare, e mi va un pochettino grande, però è uno di quei capi che fa sempre comodo avere nell'armadio perché appunto è semplice ma elegante, quindi per qualsiasi tipo di occasione può essere sfruttata, quindi la tengo. Devo dire che dal mio armadio ogni tanto tiro fuori cose abbastanza appariscenti, per esempio guardate questo abito alla Jessica Rabbit, è di questo bellissimo rosso, non vi dico che spacco che ha alla gamba, anche questa è la farfallina di Belen, e questo bello scollo a V, quindi è molto appariscente, provocante, sexy, quello che volete. L'ho comprato principalmente per fare qualche bello scatto, però quindi non è facile da indossare come abito se non volete tutti gli occhi puntati addosso, però per il momento lo tengo. Questo invece è bellissimo e vorrei qualche occasione in più per poterlo indossare. È un abito nero lungo, sempre qua, super spacchi, i miei abiti hanno sempre degli spacchi da capogiro, con lo scollo a cuore ma bello pronunciato sul seno, quindi questo sta sulla sola, devo dire, è davvero bellissimo addosso, elegantissimo. L'ho preso su Shein, la qualità è davvero ottima e lo tengo. Poi qua abbiamo due gonne midi, quindi di quelle sotto il ginocchio, plissettate, entrambe di Stradivarius. Questa bianca l'ho comprata l'anno scorso ed è carinissima, mentre questa qua, non so quale delle due sia più bella in realtà, anche questa di Stradivarius presa un po' di annetti fa, entrambe sono molto belle. In realtà io prima non apprezzavo tantissimo questa lunghezza per le gonne perché comunque sono bassina, però devo dire che sono riuscita a sfruttarle un sacco, quindi le tengo. Questo è un altro dei miei preferiti in assoluto di Shein, è corto ma non troppo perché arriva poco sopra il ginocchio, quindi abbastanza elegantino, tutto traforato, guardate che bella la manica, anche sul seno è molto scollato, fa tipo la perfetta turista che sta passeggiando per le vie di Capri, bellissimo, lo adoro, quindi questo qua lo tengo. Qua c'è un vestitino nero corto estivo, con l'unica particolarità che ha è questo fiocco qua sul seno, semplice però mi serve anche per lavorare, quindi lo tengo. Poi c'è questo vestitino con fantasia leopardata bianco e nero, che risulta quindi quasi grigio, è molto carino, l'ho preso su Amazon, però a me questi colli così incollati e alti non fanno impazzire, quindi ce l'ho indossato forse una o due volte, penso che lo metterò in vendita su Micolette. Questo carinissimo per la primavera, sempre Shein, se non ricordo male però di parecchi anni fa, però mi piace un sacco il colore, lo indosso sia in primavera che in autunno, lo tengo. Questo l'ho preso da pochissimo, sempre su Shein, è un abito nero con la gonna a ruota, fatto tutto a costine in vellutino. È molto carino, però ho preso una XS ma a me veste un pochettino grande, soprattutto la gonna è troppo lunga per i miei gusti, quindi è un peccato, penso che lo metto in vendita su Nicolette perché è completamente nuovo. Poi c'è questo abito a camicia che mi piace un sacco, è di Bershka, lo indosso con lo stivale alto e il cinturone in vita ed è uno dei miei preferiti, quindi lo tengo. Ancora Shein abbiamo questa sorta di salopette che, se vi ricordate, è molto molto simile, quasi il dupe, di un altro che aveva fatto Zara. Infatti l'ho preso un paio d'anni fa, lo vendevano identico da Zara e Shein aveva la copia economica, diciamo così.
Questo qua sono indecisa se tenerlo oppure metterlo in vendita, non lo so. Poi c'è quest'altro abito tutina, perché dietro è fatto a pantaloncino. Questo veste molto bene, anche se è molto corto sulla gamba, però essendo a pantaloncino va bene. È di, non ricordo male, di Bershka, e questo lo tengo. Questo vestitino in realtà mi piace un sacco come fantasia e come modello, però io mi ostino a voler continuare a indossarlo, ma in realtà la taglia è troppo piccola per me, perché veste bello stretto, ma soprattutto qua nella parte del seno mi schiaccia tantissimo, quindi mi sa che mi dovrò rassegnare e cederlo a qualcuna più magra di me. Poi c'è questo che ho preso quest'autunno, sempre su Shein, bello svolazzante, con questa fantasia leopardata ma molto soft, sta benissimo con la cintura in vita, quindi questo lo tengo. Per la primavera abbiamo questa new entry di Shein, carinissimo, fondo bianco con queste margheritine, credo siano fiorellini gialli, e questo mi piace un sacco, spero di poterlo indossare presto, e lo tengo. Vestitino in denim scuro, questo veste bello attillato, è di Zara, l'ho preso qualche anno fa e lo tengo. Poi c'è questo con la gonna a ruota e il corpetto più aderente con lo scollo a V. Classico, semplice, ma fa sempre comodo averlo nell'armadio. Questo qua è di qualche anno fa di H&M. Ecco di nuovo il mio amato rosso, anzi il mio amato rosso con i miei amati Pua. Guardate che carina questa tutina di Jennifer. Questa mi piace un sacco e la tengo. Anche questo ce l'ho da pochissimo, guardate che carino. È un po' diverso dal mio classico stile, però volevo cambiare un po'. Poi penso che stia molto bene magari per le sere d'estate, spiaggia così chiaro. E quindi questo lo tengo. E nell'ultimo ordine di Shein c'era anche questo abito lungo, con la manica sempre lunga, fiorato, che mi piace tantissimo con questi colori, molto delicato, adatto per la primavera anche da indossare ancora con il tronchetto, lo stivaletto, e quindi questo qua lo tengo. Mi sto rendendo conto che i vestiti più belli che ho vengono tutti da Shein, per esempio guardate questo, che bello, questo bellissimo bordeaux. Con la gonna morbida io prendo sempre quelli col taglio ad A, quando devo uscire dal sito c'è proprio la linea vestiti ad A, e sono quelli che stanno meglio addosso secondo me. Questo qua l'ho preso quest'autunno e quindi lo tengo. Simile al precedente avevo preso anche questo, sempre bordeaux però in velluto. Il modello è simile, però questo qua è una taglia più grande, di quello ho preso una XS, di questo non c'era, ho preso la S, solo che a me va troppo grande. È molto bello, però anche con la cintura in vita a me va grande, quindi è un peccato e lo metterò in vendita. E siamo giunti alla fine, incredibile ma vero, ma gli abiti sono finiti, questo è l'ultimo. È un vestitino molto corto, perché è abbastanza corto, ma indossato con le calze super coprenti, di Jennifer, così rosso a quadrottini neri. Semplicino, però alla fine lo tengo. Ebbene sì, sembrava impossibile, ma anche stavolta ce l'abbiamo fatta. Il pomeriggio è totalmente andato, però almeno sono riuscita a sistemare tutto l'armadio. Abbiamo fatto una bella pulizia, ho una sedia piena di vestiti che andranno su Micolette, che troverete nel link che vi lascio qua sotto nell'info box. Io adesso devo solo rimettere a posto tutti i jeans e pantaloni che ho ancora qua sul letto, però per il resto ho finito. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di non avervi annoiato troppo con questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Io vi aspetto e vi leggo sempre, anche se sono un disastro e a volte non riesco a gestire bene le risposte, però vi assicuro che vi leggo sempre, mi fa sempre un sacco piacere quando mi scrivete. Detto ciò, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!